Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi parleremo di quale prodotto della Ferrero è stato ritirato da tutti gli scaffali dei supermercati e di quali problemi per la salute si rischiano se si consuma senza seguire le direttive del Ministero. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Non molti sono stati informati che, tra gli scaffali dei supermercati, c'è un prodotto italiano che è stato immediatamente ritirato dai supermercati dal Ministero della Salute. Infatti, lo stesso Ministero ha richiamato un lotto di Nutella Ice Cream Pot per un errore di etichettatura che non riportava la lista degli ingredienti in italiano. Il lotto interessato è identificato con il numero L074E32B00 e il prodotto è stato venduto principalmente in Campania. I barattoli richiamati sono quelli da 230 grammi e hanno una data di scadenza fissata al 5 settembre 2025. L'indicazione degli ingredienti è fondamentale per le persone con allergie o intolleranze alimentari e una mancanza di tale lista può creare seri problemi ai consumatori. Ferrero ha collaborato con il Ministero per gestire il richiamo e fornire informazioni ai consumatori interessati che avevano ormai già acquistato il prodotto. Chi ha già comprato Nutella Ice Cream Pot è invitato a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per ottenere un rimborso. Il richiamo è stato comunicato anche attraverso il sito ufficiale del Ministero della Salute e tramite numero verde dedicato di Ferrero. La notifica di richiamo è parte di una serie di controlli di sicurezza alimentare per garantire la protezione dei consumatori. Questo richiamo si aggiunge ad altri avvenuti recentemente, come quelli negli Stati Uniti, dove vari prodotti alimentari sono stati ritirati per problemi di contaminazione e etichettatura. Il Ministero della Salute e Ferrero continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sul caso, assicurando che tutte le precauzioni necessarie siano prese per evitare rischi per la salute pubblica. E tu cosa ne pensi di ciò che è successo di questo immediato ritiro? Faccelo sapere nei commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.